Così intanto vengono valutati. Onorevole Vargiu, il primo, c'è una proposta di riformulazione, va bene? Cosa c'è, Martini? Leggere e valutare un attimo per leggere e valutarli sull'ordine dei lavori, No, Presidente. le chiedo scusa, forse Sì. non ci siamo intesi. Non è che non li facciamo. I sette che sono arrivati No, all'ultimo no. momento. Parlare ti spiego. Presidente, Prego, posso anch'io. Martini, Cioè, prego. io sono arrivato all'ottavo per leggerli nel tempo in cui il sottosegretario ha dato i pareri. Sì, e quindi qual è il problema? Di quelli 25 che sono stati presentati è sempre così, Onorevole Martini. Io sto Sì. parlando dei 7 che sono stati No, aggiunti dopo. Presidente, noi ci siamo presi 30 secondi fa il tempo di valutarli per dire se votare favorevole o meno Sono agli in ordini del giorno. distribuzione da quando io l'ho annunciato, No, Onorevole Martini. no, Sì. dovevano essere fotocopiati, Presidente, per cui noi sono ricevuti pochi secondi fa. Quali sta parlando, Onorevole Martini? Lavori, posso? Grazie Presidente. Bene, contrariamente a quello che le è stato riferito, il fascicolo a me è arrivato sul tavolo mentre il sottosegretario Gioachino Fano stava dando il parere all'ordine del giorno numero 20. Siccome ce ne sono alcuni con parere contrario, che io ho segnato, ma non ho visto il contenuto, io le chiedo cortesemente 5 minuti, in modo che 5 minuti di sospensione, in modo che il sottosegretario abbia modo di visionare gli ultimi e anche noi di capire quale sarà il nostro orientamento di voto rispetto agli altri, perché io non ho Onorevole avuto Pini, tempo di ho capito, leggerli. onorevole Pini. Allora, le Cioè. vorrei precisare una questione perché deve rimanere chiaro e non costituisce precedente. Nessuno le porta il fascicolo. Il fascicolo è in distribuzione, lei lo può vedere. Dopodiché sospendo per 5 minuti in maniera che sia consultabile, ma non esiste che qualcuno le porta il fascicolo. Quando si dice che il fascicolo è in distribuzione, il fascicolo si va a prendere. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 20 e 25.